Allora, un video al volo che non inserisco nella playlist dei libri per i tuoi guadagni, playlist che ti invito a guardare, metto il link in descrizione, ma che ha comunque degli spunti per chi fa impresa o vuole fare impresa. E il libro è questo qui, La scimmia nuda, dove si analizza l'uomo in quanto animale, l'unico primate tra le 193 specie di scimmie a non avere i peli. E strano, ma ci sono anche due lezioni per gli imprenditori. Quando parla di alimentazione, spiega come nell'evoluzione il miglioramento delle tecniche per la raccolta del cibo ha fatto sì che la maggior parte degli uomini adulti della nostra società non svolga più una funzione di cacciatore, ma che cacciare è diventato l'andare a lavorare. Quindi il lavoro ha sostituito la caccia, mantenendone molti dei suoi aspetti fondamentali. Infatti implica un regolare viaggio dalla casa base al territorio di caccia e comprende rischi e piani strategici. Se il lavoro è diventato il sostituto più importante della caccia primitiva, il tipo di lavoro che si richiede oggi si adatta male alle esigenze e all'impulso della caccia, perché è di tipo ripetitivo e prevedibile. Manca degli elementi di sfida, fortuna e rischio, tanti importanti per il cacciatore. E questo punto mi ha colpito perché dà una sorta di spiegazione scientifica a quell'impulso che sentono molte persone a voler creare qualcosa, a voler fare cose nuove. Contemporaneo come l'uomo del Neolitico. Parla poi di come tutti i mammiferi abbiano un impulso a esplorare, ma come l'evoluzione abbia diviso in due categorie. Negli specializzati tutti gli sforzi vengono impiegati per perfezionare un particolare espediente per sopravvivere. Possono non preoccuparsi eccessivamente dell'ambiente che li circonda. Invece i non specializzati non possono mai permettersi di rilassarsi, non sanno mai da dove arriverà il prossimo pasto. Vi faccio un esempio. Un animale a caso, il riccio, può andare in giro senza mimetizzarsi a causa dei suoi aculei. Invece un mammifero indifeso come la scimmia nuda deve sempre stare in guardia. Allora una domanda viene spontanea, ma non è meglio specializzarsi? Sì, ma a una sola condizione, che tutto va bene finché l'ambiente non subisce trasformazioni. Se ad esempio un predatore sviluppasse denti d'acciaio, gli aculei del riccio non sarebbero più utili e la sua specializzazione sarebbe inutile. Per i non specializzati invece il cammino è sempre difficile, ma si può adattare rapidamente a qualsiasi trasformazione. Quindi il punto è, nel mondo in cui viviamo, con la perdita del posto fisso, i lavori che verranno sempre più automatizzati e altri cambiamenti inevitabili, noi cosa vogliamo essere? Specializzati ma impotenti al primo cambiamento? O come la scimmia nuda, pronti ad adattarsi alle trasformazioni?